Ebbene sì, sono stato truffato. Ci sono cascato come un pesce lesso, ma mi assumo tutte le mie responsabilità. Me la sono andata a cercare e me la sono meritata. Un'intro giusta, dato che mi aspetto dei commenti di questo tipo. Ma dato che mi sono già offeso da solo, spero che nella sezione si possano leggere altre cose. Prima di tutto però vi spiego perché sto registrando questa roba. Principalmente per mettere in guardia altre persone che potrebbero essere truffate in futuro. Come sono stato poco furbo io, potrebbe succedere anche a qualcuno di voi. E vi chiedo subito un mi piace per far arrivare questo video a tanti altri utenti. Questo è l'unico modo che abbiamo per combattere e contrastare questo gigantesco traffico di truffe legato al marketplace di Facebook. E sì, vi assicuro che purtroppo sono in ottima compagnia. Io sono Luca, questo è Nerd Retro e vi auguro buona visione. Da piccolino possedevo uno Shining Charizard. Purtroppo quando l'anno scorso ho ritrovato il mio album con le figurine di quando ero bambino, mi sono accorto subito della sua assenza. Dov'è finito? Beh, non ne ho idea. O in giro ancora per casa dei miei, oppure perso durante i miei due traslochi nel caos e nella confusione, o magari l'ho scambiato qualche anno fa e ora non me lo ricordo. In realtà tendo ad escludere quest'ultima possibilità perché non ho ricordi di questa cosa qua e mi sembra strano andare a scambiare uno Shining Charizard, però magari potrebbe essere successa pure questa. E dato che abbiamo deciso di iniziare una collezione di Charizard vintage gradati, beh, non poteva mancare lui. Sono andato su MKM, dato che io acquisto spesso e volentieri carte di Magic, e proprio da lì e sono andato a cercare Shining Charizard, ma c'erano veramente dei prezzi altissimi per delle carte anche in condizioni discutibili, e dato che volevo mandarle a gradare ho detto no, servono messe bene. Ho aperto Facebook e ho cercato nel marketplace. Sì, lo so, me ne vergogno, quello è stato il mio grande errore. Ho trovato gli annunci di due Shining Charizard, anche ad un ottimo prezzo. Il primo, Michele G, lo vendeva a 280 euro, mentre Federica M addirittura a 50. Lo so, ve l'ho detto inizio video, sono stato un pollo, ma voglio provare a spiegarvi. Anche perché non penso che sia impossibile trovare un buon affare su internet o magari anche all'interno del marketplace. Però poi quando il prezzo è troppo basso bisognerebbe iniziare a sentire la puzza di bruciato. Preparatevi perché sto per raccontarvi due storie incredibili che sono finite allo stesso modo, cioè con la mia inculata, ma che hanno decisamente dei punti di vista differenti. In questo video però voglio raccontarvi soltanto quella legata a Michele. La seconda è talmente incredibile e assurda che ho bisogno per forza di cose di un video speciale dedicato solo a quello. Quindi fatemi sapere se volete anche la seconda parte. Contatto Michele e gli chiedo addirittura se i 280 euro sono trattabili. Un genio, già era bassa, quindi vado anche al ribasso, figurati. Gli offro 250 euro per la spedizione raccomandata a uno. E lui accetta. Ecco, ammetto che in quel momento ho pensato, bene, mi frega di sicuro. E così è finita, ma devo ammettere che Michele, o come diavolo si chiama nella realtà, dato che questo non sarà mai il suo vero nome, è stato molto bravo. Ho letto in vari gruppi Facebook, solo successivamente, perché questi post non erano ancora stati pubblicati, che anche altri utenti hanno avuto precisamente la stessa conversazione con Michele. Gli chiedo come vuole essere pagato. Mi dice PayPal e gli chiedo la mail. Prima di scrivermela, però, specifica subito una cosa. Vuole essere pagato in modalità amici. E qui mi puzza, e non poco. Infatti, faccio subito notare che no, in modalità amici non avrei avuto tutele da parte di PayPal. Lui risponde dicendomi che con beni e servizi la tutela è solo nei confronti di chi compra e non di chi vende. Facendo sfoggio dei suoi numerosi feedback di vendita, inizio a caderci con tutte le scarpe. Gli domando quindi di mostrarmi questi fantomatici feed, proprio per evitare di essere fregato. Aggiungo un dettaglio non da poco, ero disposto a linkargli il mio canale YouTube come garanzia. Insomma, se voglio fregarti io che sto acquistando e ti faccio vedere che sono una persona che comunque ha tutto da perderci, perché potresti fare una shitstorm nei miei confronti o potresti semplicemente denunciarmi per truffa, beh, dovresti anche fidarti magari. Invece lui ignora tutto e mi gira il suo nickname di eBay. 09 Michael 90. Vado a controllare, effettivamente questo utente esiste, vende carte Pokémon da tanti anni e ha ottimi feedback. Gli chiedo quindi di completare su eBay la trattativa. E ancora una volta non ci sta, su eBay vende solo carte di minor valore per il solito discorso della tutela del venditore, bla bla bla, una supercazzola gigante. Ma decido di insistere perché quel Charizard a quel prezzo mi interessa come. E infatti gli faccio sapere che prima di completare l'acquisto voglio esserne convinto al 100%, visto che il
il suo account è stato creato soltanto di recente. C'era proprio l'ABC dei sospetti e io comunque ci sono cascato. Gli chiedo quindi di inoltrarmi una foto di Charizard con a fianco un foglio con scritti i nostri nomi. Ora ho visto che in realtà si usa anche il timestamp, ma comunque è la stessa cosa. Però devo dire la verità, il suo modo tranquillo di scrivere era riuscito a conquistarmi, ma volevo essere sicuro dell'esistenza di quella carta. Mi rassicura dicendo che a breve avrei ottenuto tutto, perché stava rientrando con i bimbi da casa dei suoceri. E, signore e signori, la foto effettivamente arriva nel giro di 2 ore scarse. Io quella sera ero a casa di amici, vedo la foto e decido di fidarmi. Mi giro la mail, entro su PayPal e provo a pagare con amici e parenti. Cavolo, Luca, non è né tuo amico né tuo parente. Cioè, che te. Tra l'altro PayPal le prime 4-5 volte mi nega addirittura la transazione. Stava provando a proteggermi, ma io, con la mia testa dura, ho voluto insistere. Fino a quando, non giro, effettivamente, i 250 euro concordati al truffatore. Gli giro la conferma di pagamento assieme ai miei dati di spedizione. E chi si è visto si è visto. No, invece no. Lo ringrazio pure perché da anni stavo inseguendo quel Charizard. E voi direte, subito dopo sei stato bloccato. No! 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 Allucinante, ma no! Ora inizia la parte assurda, ma che addirittura nulla a che vedere con la seconda storia di Federica o Irene o di tutti gli altri nomi che sono stati utilizzati. Michele mi chiede se cercavo anche altri Shining, visto che sul suo profilo sono caricati tutti ad ottimi prezzi. Gli spiego che le Shining costano troppo e che non avevo intenzione di ammalarmi nuovamente sul collezionismo di carte Pokémon. Cosa che poi è effettivamente avvenuta, ma almeno per fortuna mi sono limitato a Charizard e non anche a Mewtwo e Raichu. Lui mi racconta che gli anni passano, le spese aumentano e le carte di Pokémon possono essere utilizzate per ammortizzare le spese quotidiane. Tutto vero, per carità, credo che sia accaduto un po' a tutti di vendere qualche carta per necessità economiche. Però poi la carta va effettivamente spedita, se no è truffa. Inizia una discussione nostalgica sugli anni 2000 e sembriamo addirittura amiconi. Lui sta cercando soltanto di tenermi buono per provare a spillarmi qualche altro soldino. Anzi, mi dice che potrebbe pure scontarmi qualche euro sull'acquisto di altre carte la prossima volta. Mi chiede quindi se voglio già la spedizione di Charizard o se voglio aspettare una futura implementazione con altri Shiny. Gli chiedo di farmi avere gentilmente subito il lucertolone. E in quel momento lì inizia a puzzare tutto di sterco. Il giorno dopo gli chiedo quando riuscirà a spedire e le sue risposte iniziano ad essere corte e fredde. Fino a quando mi avverte della spedizione avvenuta e mi consegna un codice di tracking. Tra l'altro di posta 1, quindi non c'è nemmeno il tracking. Però, ok. Anche se inizialmente tiro un sospiro di sollievo perché mi ha effettivamente mandato un codice e il tracking significa spedizione sicura, ora tocca alle poste, ma se è posta 1, ovviamente no. E infatti prendo il codice, lo inserisco nel motore di ricerca di Poste Italiane e non trovo niente. La spedizione appare come ancora in stato di lavorazione. Attendo qualche giorno e poi lo faccio notare a Michele. Prova a giustificarsi scaricando la responsabilità proprio sulle poste. Fino a quando, ad un tratto, così, dal niente, Michele mi scrive nuovamente. E si scusa dicendomi che quello che mi aveva mandato era un codice errato e che questo invece era quello giusto. Ah, ma se era solo sbagliato allora, vabbè dai, capita di sbagliare. Cioè, urlare è umano, errare è qualcosa che facciamo tutti i giorni. E invece il codice è nuovamente una posta 1. Prendo il codice, lo inserisco e tracciatura non disponibile. Sono sempre più convinto di essere stato truffato, ma con ancora quella piccola, piccolissima speranza nel cuore, e quindi chiedo delucidazione al truffatore che incolpa addirittura il postino. Ma se lui non inserisce il codice, poi per forza non viene fuori la tracciatura. Devo essere sincero, non mi è ancora chiaro questo motivo del doppio codice, guarda mi sono sbagliato, te ne do un altro, forse stava semplicemente cercando di prendere tempo e di tenermi buono? Può essere. Però nel frattempo sono trascorse 2 settimane da quando ho pagato la carta e la raccomandata dovrebbe arrivare in pochi giorni. Capisco quindi di essere stato ufficialmente truffato. A maggior ragione perché a un certo punto trovo in un gruppo Facebook il post di un ragazzo che va a incolpare proprio questo Michele G di essere un truffatore. E quindi gli scrivo come un fiume in piena. Lo minaccio di denuncia, gli spiego che rischia grosso con informazioni che ho effettivamente cercato su internet. Una multa da 51 fino a 1032 euro con una reclusione da 6 mesi fino a 3 anni. Se volete provare a vendere anche voi una carta che non avete su internet o prendere i soldi e poi non inviare niente, beh, vi consiglio di cambiare idea, perché questa è la pena per vendere un bene che non è mai stato inviato.
E qui ci rimango malissimo perché avviene qualcosa di strano. Michele risponde quasi subito, giustificandosi e minacciando addirittura azioni legali dei suoi avvocati nei confronti di chi, a detta sua, vuole soltanto rovinargli la reputazione, e conferma di aver spedito la carta. Detto questo, ovviamente, cosa fa? Mi blocca. Quindi è finita qui? Ma no, mi rimanevano ancora due strade a disposizione. La prima, provare a dare un ultimo beneficio del dubbio e quindi cercare di capire se ero stato effettivamente truffato oppure no. Chiedo aiuto ad un amico, gli faccio rispondere allo stesso annuncio e arriva la conferma delle conferme. Charizard è ancora disponibile. Faccia di merda che non sei altro, Michele, mannaggia te. Coglione di merda che non sei altro, Luca, mannaggia a me. E quindi, scammata totale. Proviamo anche a ottenere il suo numero di telefono, ma Michele non molla e vuole rimanere a conversare su Facebook. E allora vado lì provando il tutto per tutto. Vado su eBay, cerco l'utente che mi aveva spacciato per feedback e acquisto da lui una carta a 5 euro. Se è davvero lui, è costretto a spedirmelo con i suoi dati e iniziamo ad avere qualche informazione in più. Se non è lui, pace e amen, rimaniamo con quello che abbiamo e basta. Quella busta è arrivata e ora andremo ad aprire insieme. Eccola qui, questa magnifica posta 4. Inviata da Michael a Luca, che sarei io. Andiamo ad aprircela e vi mostro anche quello che ho comprato, no? Facciamo anche un po' il pack opening, l'unboxing. Eccolo! È proprio lui! Guardatelo qui! Guardatelo qui! Eccolo qui! Quanto mi serviva questo qua! Beh dai, mi sei costato circa 300 euro. Invece di due Shining Charizard ho questo che, insomma, non è stato male come scambio. La morale, quindi... qual è? Intanto occhio chi vende a prezzi troppo vantaggiosi. Non acquistate mai su PayPal con amici se non conoscete effettivamente le persone. E questa è una cosa che io in realtà so da anni, ma questa volta sono comunque stato fregato, ma adesso giuro non ci casco più. E soprattutto denunciate, perché queste persone devono pagare. Hanno fatto una scelta, bene che si assumano i loro rischi. Io ho denunciato alla postale e in questi giorni andrò pure da Polizia e Carabinieri. E andrò a portare tutto il materiale che ho raccolto anche solo banalmente per fare questo video. E occhio al marketplace, perché Facebook se ne fotte bellamente. Ho segnalato il post per truffa e sapete cosa mi hanno risposto? No, rientra tutto nelle nostre linee guida, ha scritto il prezzo, ha scritto le condizioni, ha messo le foto, va tutto bene. Cazzo, Facebook, ti ho appena detto che mi hanno rubato dei soldi, cioè arrivaci. Ho anche informato il buon Michele per mail, la stessa mail che mi aveva dato per PayPal, e gli ho detto che sarei ricorso poi alla denuncia effettivamente. Ovviamente zero risposte. Addirittura ho iniziato a inviargli un centesimo per PayPal comunicandogli che effettivamente l'avevo denunciato. E sapete qual è il bello? Mi ha bloccato pure lì. Cioè io non sapevo nemmeno che si potesse bloccare su PayPal. Quindi spero che questo contenuto possa essere stato utile come tutela per i vostri prossimi acquisti. Fatemi sapere la vostra nei commenti e soprattutto fatemi sapere se volete anche l'altra storia. Se questa vi è sembrata assurda, non potrete mai immaginare che cosa è successo con User Federica. Vi dico solo che lì discuteremo di furti d'identità e di Deep Web. Come cazzo siamo finiti a parlare di sta roba su un canale nerd? Non ne ho idea. Ciao amico mio, benvenuto. Quanto sei bello, 300 euro. Maledetto.